quasi. Sentite proteste in mattinata di OSSE e infermieri che operano nelle cooperative delle strutture ISPE di Lecce proprio nel giorno dell'insediamento del consiglio di amministrazione. I lavoratori chiedono l'annullamento del concorso della Discordia e di conseguenza l'assunzione diretta. Sergio Costa. Salvaguardia dei posti di lavoro degli operatori sociosanitari che prestano servizio nelle cooperative che operano all'interno delle strutture ISPE di Lecce e provincia. Questo è quanto hanno rimarcato a gran voce lavoratori e COBAS proprio davanti alla sede ISPE di Lecce, dove era in corso la riunione per l'insediamento ufficiale del nuovo CDA. Al centro della protesta c'è sempre l'avviso pubblico della Discordia, con il quale si intende procedere all'assunzione a tempo indeterminato di 45 operatori sociosanitari e di due a tempo parziale a scapito degli OSS attualmente in carico alle cooperative che svolgono servizi presso l'ISPE di Lecce. La nostra richiesta è quella della revoca dei bandi in autotutela, degli OSS, degli infermieri e per gli ausiliari. E questa è una vicenda abbastanza lunga che ci portiamo dietro già da 4-5 mesi. E personale che dopo tanti anni ha prestato il lavoro nelle strutture ISPE per le cooperative, dall'oggi al domani si ritrova a casa e quindi non riteniamo opportuno e giusto fare questo nuovo concorso. Noi coerentemente dal 20 settembre stiamo chiedendo sempre la revoca del bando e siamo sempre qua, sotto la nostra casa, l'ISPE è la nostra casa, per difendere il nostro posto di lavoro. Aspettiamo una risposta perché c'è l'insediamento del CDA e un punto era il bando di concorso. Adesso la questione passa nelle mani del nuovo Consiglio di amministrazione di ISPE, Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa di Lecce, fresco di insediamento. Qualche spiraglio per una soluzione della vicenda trapela dalle poche parole pronunciate dal presidente del CDA Fulvio Pedone, prima di prendere parte alla riunione. È un momento difficile, stiamo cercando di gestirlo e di affrontarlo insieme, anche nei momenti difficili poi si troverà la forza e l'unità, vedrete che sarà così. Io Io spero, vi l'ascolto. auguro il meglio per voi, va bene? Grazie, grazie. Se non si dovesse arrivare ad un punto di incontro, fanno sapere i lavoratori, i vertici dei COBAS, verranno messe in atto altre manifestazioni di protesta.